Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati di nuovo Vlogmas! Siamo qua con mia mamma, la mia mami! Ciao! Aspetta, eccola qua! Ciao a tutti! Ti piace la mamma il nuovo colore? Sì, sei meglio! Anzi, se torni il tuo colore ancora meglio, veramente. Sì, ma adesso li lascio così, poi che crescono un po', perché li ho tagliati, non l'avevi visto. Li ho tagliati e poi dopo man mano con il mio colore. Comunque, non mi dispiace, eh? Bello proprio. Me l'ha fatta di notte, di sera Davide me l'ha fatta. Adoro. Tutto bene con tutti i colori del resto. Adorate? Adorate? Vedi quel palazzo? Abbiamo accompagnato, adesso mia mamma è lunga, guardate che è gigantesco. E questo è solo il bar. E l'est lunga di via Famagosta, lì c'è la metro e questo è il bar. No, di là prima di guardate, cioè, è enorme. Guarda, tutto qui è bello questo servizio. Guarda, ah sì, bello. Devo fare mari nuovi, c'è un vlog. Una bottiglia o due. Oh mamma. Ma se ti prendo solo quei due non serve quello. No, difatti non prendo niente. Dov'è che? Ma prendilo, guarda che belli cestini nuovi. Amore, cestini vecchi. Guardate, cestini nuovi sono molto più grandi, con le rotelle. E gli serve a lei, no? No, devi prendere il mio codice. E vabbè, dai. Lascialo giù, scusa. Io la mia suocerina. Ah. Chi è? Guardate come se la tiene la suocerina. Ecco, siamo sotto il reparto delle pere. Guardate. Perché senti qua, alcune parti sono morbide. Alla caccia della pera morbida. Non mi dico si può? Entriamo. Luna? Era pallottolata lì che ci aspettava. Cioè, Luna, amore. Ciao! Ah, faccio un vlog. È un po' vuoto l'albero, eh? È così l'albero, stai permesso. Ma riempitelo di più. Vedi qua il tavolo comunque. Sì. Appoggi le robe lì, quando è finito, sì. E qua se. Sì, sì. Cos'è che hai? Ho bisogno di te, Luciano. Cos'è che hai? Ti va di fare un video con me? Oh, in bella, che modo? Questo. Un sì. Video, parliamo così. Sì. Vado a vedere il criceto. Vi faccio vedere dove si è imboscata Yumi. Guardate qua. Appena l'ho aperta, l'ho svuotata, guardate qua, si è imboscata. E non, guardate, cioè è una cosa guarda, pazzesca, guardate. Non si muove. Daniela la lasciala, che bello. Cioè, guarda amore. Guarda, bello. Lasciala va benissimo. Guarda. Il cappuccino elegante. Guardate come guarda. Guardate, incuriosita, guarda. Oh, ma non si... Che se non le piace il collo, se lo togli. Guarda, sta giocando... Oh, le scarpe no. Per il metodo di gatto. Yumi. Qua ce lo metto anche. Yumi. Ma infatti io ho preso la sciala. Come quello grigio? No, quello grigio cioè guardate, io muovo la borsa delicatamente e curioso dice ma così fa vedere Luna? Dai, guarda che guarda la sorella, guardate io, la Luna, guardate Luna, guarda qua vediamo se Luna entra, cioè per Yumi è un box. Luna incuriosita, dice entro o non entro? Luna si è appostata lì. Tu hai già un baule, io lo vedi? Luna? Posso stare dentro? Luna, ciao, Luna! Ce la
cintura di là. Luna, cioè guardate la coda di Yumi. Guardate, guardate. Non è possibile che sia andato un bavolo di pastore di queste dimensioni. Dov'è la scarpa l'altra? Amore, dov'è? Non lo so. La scarpa c'è solo questa. Ma no, ma c'è anche l'altra. Bene, siamo venuti via da mia mamma, adesso andiamo un attimo all'MD a prendere due cose velocemente, poi dopo andiamo a casa, e, che devo registrare un po' di video. Ah, volevo dire sì, perché c'è stata una polemica, ieri praticamente c'è stato un pezzo di video che l'ho tagliato semplicemente perché non volevo andare a restrizione. Ovviamente la taralla non ha perso tempo che fare un video col mio nome, tanto a parte che fa sempre i video col mio nome ed è una cosa proprio patetica a dir poco, che ha sempre in mente me, quanto ridicola. Comunque boh. Perché noi siamo una famiglia unita e allegra. Sì, tutti che tratto vita. Male Davide, oh mamma, guardate la vera chiara d'Alessandro, il vero spirito natalizio, ma per piacere. Bene, adesso andiamo a prendere delle cose pucciose. Qui la febbriciatola sta andando quasi via, non mi sono truccata perché ho voglia, però con questi capelli. Esci dalla rotonda e prendi via Bartolomeo D'Ariano. Cioè, dire che con questi capelli posso fare un sacco di trucchi, adoro, mi piace. Poi vabbè, poi pian piano che crescono, poi li faccio nel mio colore, voglio dire. Poi con gli occhi azzurri sono benissimo tutti. Poi vabbè, dai. Sono... adoro, dai. A me piacciono. Amore, ti piacciono i capelli? Moltissimo. Me li ha fatti lui, tra l'altro, è stato bravissimo. Avete visto il vlog prima di questo? Se avete visto il vlog prima di questo, andate a vedere, che così vedete, insomma, i capelli. Adorabili, veramente. Presto novità pucciose, molto pucciose. E niente, devo trovare, sfoltire un pochettino le sopracciglia e basta. Adesso anch'io chiudo col biondo perché è troppo. Sì, ha stufato il biondo. Il biondo è bello solo quando si va al mare. Sì, ma così poi. Poi è troppo lavoro a stare dietro. O se è biondi naturali o. Infatti. Io guardate, mi piace il biondo, ma dopo la terza o quarta volta mi sono già stufato. Ma poi sinceramente ti preferisco col tuo colore. Stai bene anche così. Ma diciamo che noi stiamo bene con tutti i colori, eh. Siamo belli. Siamo belli. Devo cambiarmi il piercing del naso, perché questo qua c'ha tipo il nero intorno e verde, nero un po', comunque. Avevo due brillantini, ma non li riesco a trovare, non so dove siano finiti. Insomma, mi tocca comprarlo nuovo. E niente. Devo fare una maschera oggi. Una maschera mi devo fare. E le sopracciglia, perché così non possono stare. Devo sistemarle. Però dai, sono veramente soddisfatta. I capelli sono davvero morbidi. Forse ridando pigmentazione al capello con il colore. Non lo so. Boh, comunque sono veramente morbidi. Il taglio è da sistemare, ovviamente, perché li avevo tagliati io e li avevo fatti anche vedere. Stanno crescendo, come potete vedere, perché erano qua, erano, e sono cresciuti di un pezzo così. E qui sono più lunghi, ovviamente, perché li avevo lasciati comunque più lunghi, ve l'avevo anche detto, però sì, stanno già ricrescendo. Io aspetto a farli crescere un po' e poi do una pareggiata al parrucchiere. Quando di qua raggiunge la stessa lunghezza che c'è qua, vedete? Però sì, siamo lì, prima era molto più evidente. Niente, comunque MD siamo andati, adesso ci siamo fermati un attimo, qua c'è il mercato, dobbiamo prendere della frutta e le cime, mi sembra, le cime di rapa. È sceso Davide perché non c'è posto per la macchina e niente, poi si va a casa. Mi metto, devo fare dei pacchetti regalo e magari li facciamo insieme, adesso vediamo un attimino. Bene, chiudo questo vlogmas praticamente due giorni dopo che sono andata da mia mamma, però non importa. Vi lascio sempre comunque la data di quando sono andata da mia mamma, ovvero mercoledì
Mercoledì. Oggi è sabato. Giovedì, ovvero vi do giovedì. No, ieri. Sì, lo chiudo oggi, però il vlog è fatto praticamente o venerdì o giovedì. Comunque vi metto la data del vlogmas. Chiudo adesso perché ho fatto altri video e non me l'ho ricordato di chiudere il vlogmas. Comunque vi voglio far vedere una cosa. Il forno nuovo è arrivato, è stupendo. Comunque io adoro questo colore. Ho fatto una coda, come potete vedere. E si stanno mezzi arricciando perché comunque li ho stirati giovedì e quindi sì, o mercoledì. Mi ricordo più niente. Vabbè, comunque, li ho stirati un po' di giorni fa e si stanno arricciando. Comunque, vi faccio vedere il forno nuovo che è arrivato. È bellissimo, della Candy. Eccomi qua, mi ci si posso anche. Sì, mi ci si posso. Mi posso. Ecco, questo è il forno. Questo è il forno molto, molto bello della Candy. Della Candy, come vedete, mi specchio. E ve lo faccio vedere dentro. Arriva praticamente, vediamo se riesco a accenderlo. Ah, ok. Ecco. Arriva con due ripiani questi, due, e poi il classico. Ovviamente da pulire perché è nuovo, sa di nuovo, infatti. È molto bello il ventilato. Qua è fatto così. È bello, questo qua praticamente una volta che si prende la cucina nuova, questo si stacca e torna comunque buono da mettere nella cucina nuova. E questo l'hanno preso i miei suoceri. Abbiamo rispostato quel mobile là, il microonde lì adesso. Le calamite le avevo messe sul fianco, adesso le dovrò rimettere tutte da su davanti, perché come vedete sono tutte lì. Qui c'è il pupazzo portasacchetti, carinissimo, tutto molto puccioso. Bene, io chiudo qua il vlog, ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Un bacione, che sono tutti i nuovi iscritti, siamo arrivati a 55.100 e passa. Cioè, grazie. Grazie anche a Riccardo Dose, mi sembra, che ha fatto un video su di me, Folettina. Non ha parlato male, comunque. Mi fa piacere. Ha detto che sta lì con la sua ragazza, guarda, proprio tipo ipnotizzato. Ebbene, questo è quello che è lo scopo del mio canale. Intrattenere le persone così, per passare ore spensierate e in leggerezza. Bene, io vi mando un bacione. Mi raccomando, se ti iscrivete, se no vengo bene a casa. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!